USA, 4 missili per abbattere 3 palloni a elio da $12. Si sgonfia il caso dello spionaggio cinese. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! L'esercito americano ha concluso le operazioni di ricerca dei palloni spia abbattuti nella prima metà di febbraio, sia di quello di sorveglianza cinese centrato da un missile al largo della South Carolina il 4 febbraio, e recuperato, con successo, sia dei 3 oggetti volanti non identificati neutralizzati durante lo scorso fine settimana nei cieli dell'Alaska, del Canada e del lago Huron in Michigan, che si sono poi rivelati innocui. È stata una decisione isterica e assurda. Ha attaccato questa mattina Wang Yi, l'inviato diplomatico di Xi Jinping, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, che agli Stati Uniti ha chiesto se hanno intenzione di abbattere ogni pallone in volo nei cieli. Passata la frenesia dello spionaggio nemico, pur non scusandosi con Pechino, lo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva ammesso nei giorni scorsi che le agenzie di intelligence americane ritenevano che gli ultimi 3 palloni aerostatici abbattuti dopo quello cinese appartenessero a società ricreative private o a centri di ricerca, e non facevano quindi parte di un programma di sorveglianza straniera. Potrebbero avere scopi commerciali, o comunque benigni, aveva precisato il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby il 15 febbraio. In realtà, si tratterebbe di grandi palloni a elio, tipo quelli da festa, che possono raggiungere un'altezza di circa 13.000 metri, e che vengono utilizzati da appassionati per circumnavigare il pianeta. Hanno in genere un diametro di 80 cm, e una circonferenza di 250. Sono dotati di un dispositivo di tracciamento e il loro costo è compreso fra i 12 e i $180. Uno dei 3 apparteneva probabilmente a un piccolo club di amatori dell'Illinois, che il 15 febbraio sul proprio blog lo ha dichiarato missing in action, ovvero disperso, senza tuttavia fare riferimenti all'abbattimento dei palloni spia. Il pallone della Northern Illinois Bottle Cap Balloon Brigade era in volo da 124 giorni e stava per concludere la sua 7ª circumnavigazione del pianeta. La sua ultima posizione è stata registrata il 10 febbraio non lontano dalle coste dell'Alaska. Secondo i calcoli, il giorno successivo doveva trovarsi nella parte centrale dello Yukon, in Canada, esattamente dove un F-22 dell'aeronautica ha abbattuto un oggetto volante non identificato. Questi indizi lasciano quindi supporre che si trattava proprio di uno dei 3 oggetti distrutti, con 4 missili termoguidati. Uno ha mancato il bersaglio, da $439.000 l'uno, sparati dai caccia dell'aeronautica americana fra il 10 e il 12 febbraio. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche, per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.